Ciao a tutti e bentornati qui con una nuova puntata del Northridge Marsh. Il canale, possiamo chiamarla così? La Northridge Marsh è il suo canale. In poche parole, siamo ancora qui sommersi, o per meglio dire, con i piedi ancora per terra. Perché? Ah, perché c'è lì la cosa, lì, c'è la ringhiera. Siamo ancora con i piedi in acqua, non per terra, che cacchio dico. Per tirar fuori qua ancora un altro po' di terra, vediamo un po' quanta ne riusciamo a tirar fuori. E qua un po' c'è, che cos'è? Non le pesca più? No, dai, ogni volta me lo fa spostare di chilometri per poi cosa? Questo qua perché non l'ha preso? È strano. Comunque, dobbiamo continuare qui. Perché non vi va né avanti né indietro? Allora, io vorrei che tu funzionassi in... No, no, no. No, vieni giù. In questo modo. Vediamo un po' se riesco. Allora, perché qua di materiale ce n'è? Ah, non si riesce a farlo muovere. Cos'è? Sono troppo in acqua io adesso, non è che annego. Allora. Allora. Vorrei. Dai, vieni un po'. No, ci siamo Pangati o in mettiti qua, vediamo. Allora, alza, più alto di così non va, eh. Allora, io voglio girare dall'altro lato. Ah, da questo lato sì e da questo lato no. Beh, è un bel casotto. Dobbiamo girarlo a mano, vediamo, metterlo così, vediamo se riusciamo a tirar fuori. Ma tanto io ci perdo del tempo fin quando sto lavorando anche agli altri campi lì, ma nel momento in cui finisco di passare il rullo sui campi, abbandono anche questa cosa qua, perché più il lavoro che il profitto. Farlo con la pala, una cosa del genere, diventa secondo me troppo lunga. Riusciamo ad andare un po' indietro? Qua, 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 qua. No, qua non ce ne sono più. Allora, io, una cosa, dobbiamo farlo così. Allora, nel vuoto lui riesce a... Nel canale vuoto riesce ad andare abbastanza bene. Allora, vediamo se a marcia indietro... Sì, non guidare nell'acqua profonda, abbiamo capito. Ok. Allora, mettiamolo lì, torniamo un po' indietro col camion, vediamo cosa succede. Un po' indietro col camion, quello ha finito, bene, e quasi quasi secondo me ha finito anche l'altro. Urca, mi sono piantato anche col camion. Forse era meglio usare un trattore con un rimorchio più piccolo, ma ci avevo provato, ogni volta ci vuole troppo. No, 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 no. Qua ci stiamo infossando inutilmente. Facciamo così. Allora, parcheggiati un attimo qua. Andiamo a vedere questo che ha finito. Allora, questo ha finito. Quello gli manca poco. Sì, un giro. Un giro e questo pochino qua. Sì, va bene. Allora, questo lo mandiamo indietro. Adesso poi registro i percorsi dei parcheggi.
Allora, mandiamolo in fattoria base. Mandiamolo qua. Mettiamolo qua. Una volta che poi dopo abbiamo i parcheggi, vanno direttamente a parcheggiarsi, ma per adesso lo facciamo così. Allora, quello continua, devo stare solo attento che non finisce tutto il campo. Allora, tu no, mi serve un tractor, tu no. Questo di potenza ne ha, ah, ma anche questo ne ha da tantissimo. Proviamo a farlo così. Perché con il camion è meno maneggevole, questo si muove meglio. È più piccolo, un po' più maneggevole. Forse. Forse. Allora, mettiamoci qua dentro un canale. Chi è che di voi si ricorda la pubblicità che Ga asciuga il canale? Allora, andiamo qua. Mettiamoci dentro un canale. Perché non ci arriva? Fammi vedere perché non è sotto. Devo starci proprio. Ah, mi devo mettere proprio dentro il canale. Allora, dentro il canale. E neanche. Proviamo. Wow, guardate un po' come se la tira dentro. Guardate qua, guardate un po' come se la tira dentro. L'ha già riempito il canale. Allora, vediamo un po' se riesco ad andare un po' indietro. Oh, ho preso il trattore, volevo prendere l'altro io. Esco da qui. Così lo posiziono subito. Dai, un pelo voglio che vada indietro. Che stronzaggine. Se riesco a liberarlo. Non è proprio il massimo, guarda. Cioè, questo con farming non ha proprio niente a che fare con Farming Simulator. Proprio zero. Qui andiamo oltre il fisico qua dei trattori, oltre l'inclinazione dei campi, oltre proprio fisica e natura. Proprio un centro Kaiser del con niente. Ma visto che c'è anche questo, perché non farlo? Adesso ci è andato. Beh, la cosa giusta sarebbe forse venirci a marcia indietro con il rimorchio. Che ma guardate come sprofonda nel momento in cui si va a riempire. Certo che questo rimorchio non è proprio adatto per questa cosa qua. Ce ne vorrebbe uno. Ma io ce l'ho quello, però quello è piccolo. Questo già è 18, quello è 12, è ancora più piccolo. Quello con la barra fissa. Almeno che. No, ma quello poi se si riempie non ce la facciamo più poi come potenza. È un po' un casino. Ci voleva quella famosa. Avevamo. Io una volta avevo una fresa. Però non so se c'è ancora. Quella che ci potevi caricare l'insilato, ci potevi caricare un po' di tutto. Che tu ci avvicinavi lì e lui te lo sparava da qualche parte. Non c'è, non la trovo. O per meglio dire, non ci devo guardare, vediamo se la trovo magari su un Modoster o su uno di questi siti, non nel Modhub, ma perché quella sarebbe stato il jolly per fare sta roba qua. Quella ti metti qua dentro con un trattorino anche piccolo, tanto non è importante, non ha bisogno di
un trattore chissà quanto potente e quanto grosso, e tiriamo fuori tutto quello con la massima comodità. Anzi, più piccolo il trattore, più agile sarebbe qui a girare nel canale. Beh, allora così funziona però meglio, è molto molto meglio. Col camion veniva difficile. Trattore abbiamo un po' più di grip per tirare fuori dal rimorchio da qui. Devo andare a dare un'occhiata al nostro amico lì sul campo dell'erba, non vorrei che gira a vuoto. Ma l'altro è arrivato. L'altro sarà già arrivato. Guardavo da un'altra parte, si è andato a schiantare. Allora questo è arrivato, no, dicevo proprio. No, ancora no. Che ore si sono fatte? Sono le 6:20. Direi che abbasso un pelo il tempo. Metto a 2 perché voglio finire l'erba in giornata e poi la terra è importante, possiamo venderla anche dopo. Anzi, forse aumenta anche di prezzo. Allora, il metodo giusto è questo. Mettiamo lì il coso con un trattorino piccolo. A proposito, adesso mi è venuta l'idea, devo adesso dopo che finisco di registrare questa puntata vado a cercare subito quella mod lì, se la trovo. Era come questa, se qualcuno di voi magari si ricorda, era circa come questo, solo che magari solo che era blu con mi ricordo anche il modder, come si chiamava, di riso se non sbaglio, era blu con le lame all'interno gialle e c'era una versione che potevi scegliere anche i colori o quella roba lì che io la utilizzavo su una mappa americana per caricare carbone, un po' di roba così. Guardate la catenella all'interno. Figo, non l'avevo neanche notato, l'ho notato adesso. Cervo, togliti. Oh, cerbiattoli, come cacchio si chiamano? Togliersi, accendiamo un po' le luci perché così ci vedono meglio. Wow! Per fortuna che avevo acceso le luci. Che per fortuna che avevo acceso le luci. Forse gli ho tagliato la strada io, eh? Forse è colpa mia, sì. Chiedo scusa. Allora. Andiamo a vedere una cosa. Io ho questo qua. No, peccato, perché se potevo metterci dentro la terra qui. Sì. Vabbè, ma tanto secondo me non è che ne è rimasta tantissima. Vediamo un po' dove siamo arrivati. Passiamo a lui. Siamo a metà. Vabbè, un altro po' c'è qui, eh. E c'è anche dall'altro lato. Aspetta che vada a controllare dov'era, da qui o da là? Boh, mi ricordo, forse da qui facevo prima. Infatti. È l'ultima strisciola che deve fare, poi abbiamo finito.
adesso aspetto un attimo così che finisco questa. Nel frattempo approfitto e memorizzo. Allora, 75. Aspetta, a questo punto mi viene. Questo è un rullo. Andiamo a vedere. La trinciatrice, questa quant'è? 9 metri. Il rullo. Dov'è il rullo? Rullo, cura dei prati. Ne abbiamo due e sono. Ah, questo è 12 metri. Il rullo invece, quello dov'è? Non ce l'abbiamo quello? Sì, ce l'avevo. Non ce l'ho. Strano. No, mi sembra di averlo. Non ce l'ho. Ah, rulli qua. Allora, questo. Ah, no, non ce l'ho. No, no, no. Comunque, questo è 12 e 3, come quello. Allora mettiamo solo rullo. Tu fermati perché qui non hai più bisogno di fare. Metto rullo 12 metri, così mi funziona. Sia per questo che per quello. Allora, memorizziamo. Sì, campo 75. Salva. Rullo 12 metri. Perfetto. C'è il 74 che c'era, rullo erba. Non cambia modalità, rinomina, rullo erba, mettiamo rullo 12 metri. Perfetto. Così tutti e due i rulli sono uguali, o questo o quello, mi bastano come un'impostazione, ne tengo solo una, tanto non cambia niente. Cambia però se ne hai una o di più, perché ogni file che andiamo a salvare è comunque del materiale che lui deve caricare nel momento in cui facciamo partire il gioco, che significa uno in meno. Sì, non è che cambia tantissimo, però uno in meno è sempre uno in meno. Dove lo porto? Allora facciamo una cosa, che io ti metto qui in base, quello l'abbiamo messo in scarica, io ti metto qua in carico. Per adesso così, dovrei essere un po' più organizzato, ma infatti devo farli, ma non in questa puntata e non qui online. Lo facciamo quando magari sono off screen. O se vi interessa magari vederlo come parcheggio o come creo tutti i miei parcheggi, fatemelo sapere nei commenti, che magari faccio uno di quei video un po' accelerato dove vi faccio vedere come imposto o come registro tutti i percorsi all'interno della mia fattoria. Perché farlo così mentre parlo non è il massimo, perché non. Poi secondo me qualcuno diventa un po' noioso, qualcuno non gli piace e a volte meglio non farlo, dai, facciamo screen. Se poi comunque, come già detto, vi dovesse interessare una cosa del genere e vederlo, magari lo facciamo. In un time lapse o magari lo faccio. Fatemi sapere qualcosa, scrivetelo nei commenti che se riesco facciamo sempre qualcosa. O magari lo facciamo in una live dove potete commentare, potete farmi anche delle domande in merito, così che vediamo come si fa. Allora, guardate come lo tira via. Sì, il trattore mi dà più possibilità, cioè esco più facilmente dal canale che col camion. Anche perché il rimorchio è molto più piccolo, più leggero, il trattore ha un po' più grip. Andiamo a vedere i prezzi della terra, vediamo com'è. Ed è qua. Il prezzo buono è adesso, nel mese prossimo, probabilmente è già in calo. 2,18 il mese, direi che questo qua è il mese buono. Quanto ne ho qua io dentro? Aspetta, qua lo stavo vedendo. Ne ho dentro 110.000. Potrei fare benissimo due viaggi. Allora, facciamo una cosa, che Autodrive mi fa i viaggetti. Facciamo fare ad Autodrive due viaggi.
Così in questa puntata vediamo l'incasso anche di questi due viaggi e poi dopo. Allora, carica, carica, carica. Base, silo, base, carica. Dov'era? È a Gernarai, no? Sì. Allora, scarica, scarica, scarica. Vendi. 20 punti vendita. Gertnerai. Dov'è? Qua, qua, qua. E qui è terra. Ok, lui adesso va, si va a fare in giro, si cerca il percorso. Basta che non mi sbatti contro l'albero, per favore. Ok. Tanto un po' ce l'ha. Ah, però non gli ho detto quanti viaggi. Oh, che cacchio, mi sono dimenticato. Allora, facciamone non. Ah, era già due. Benissimo. Ok, allora. Torniamo su. My friend. Dov'è my friend? Questo lo devo spostare perché ci deve andare l'altro. Allora, dov'è? Dov'era? Dov'è? 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 Oh. Questo era vicino. Sbagliato, sbagliato. Ho sbagliato. Ui, aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Perché no? Beh, poco fa sì, adesso no. Adesso sì. Era forse messo un po' di traverso e non lo voleva. Quello dove è diretto? Quello è diretto, secondo me, a vendere perché era già carico con l'81%. Non è tornato a caricarsi, a meno che non era 85, ma non penso. Normalmente stanno intorno all'80% di default. Se io non l'ho modificato, dovrebbe essere andato a vendere. Adesso lo vediamo subito dai soldi che arrivano. Ok, non arrivano. Ma la raccolta qui quando la facciamo? Siamo a marzo, ad aprile, noi cosa abbiamo seminato? Che non mi ricordo neanche. Noi avevamo seminato, se non sbaglio, qui. Rogan, fammi vedere. In fase di crescita, io ho il 23 e ho pure il 12. E tutte e due sono la stessa cosa, no? Sì. Andando proprio avanti. E dobbiamo andare ancora un po' più avanti. A proposito, ho scoperto una bella cosa e infatti nella prossima puntata andremo a piazzare una produzione. Presterò i soldi, farò qualcosa, in un modo o nell'altro troverò i soldi perché ho capito un po' forse quale produzione voglio piazzare, perché è quella che momentaneamente forse mi porta qualche soldo rispetto alle altre. Allora, andiamo un po' più indietro fin quando carica. Adesso non si vede più niente. Questo della gran luce non ne ha, però ha caricato. Diciamo che forse, forse, se
Siamo arrivati alla fine di questo lavoro qua. A un certo punto bisogna anche staccare qua perché non si vede più niente. Facciamo gli ultimi due viaggi, vediamo un po'. Allora, la prima l'ha venduto, vediamo se torna a caricare. Vediamo se torna a caricare. Con questo viaggio abbiamo preso un po' meno perché il camion non era tutto pieno, pieno, pieno. Ma questo qua dovrebbe farci guadagnare un pelo di più. Oh, raga, io non vedo più niente qua, eh. Ragazzi, non si vede più niente. Siamo perfetti. Come vedere? È vuoto. Ma allora andiamo indietro fin quando non carica. A meno che non ce n'è più. Oh, ci siamo arenati. Cosa c'è qui? C'era un gradino. Dai, poco fa andava. Oh, c'è un altro gradino qui, cosa c'è? Oh, non mi dire che l'abbiamo tirato già fuori tutto. Ancora. Ancora. Sesso, ma aspetta, con mettiti qua. No, secondo me l'abbiamo tirato fuori tutto, sapete? Con la luce riesco a vedere qualcosa? No, no, siamo arrivati. Qua c'è. Qua c'è. Qua c'è. Qua c'è. Qua c'è. Qua c'è. Sì. Perché non lo prende? Ci siamo sopra. Ma no. Accendi, acceso. Allora, ci siamo sopra perché io la vedo, vedete che c'è qui, addirittura ci siamo proprio sopra, perché non la prende qui? Strano. Allora, spostiamoci in avanti. Qua, qua c'è, 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 c'è. E qua c'è. E qua non c'è più. Mettiti qua? No. Raga, io dico che probabilmente non la prende, però non capisco il motivo. Non è che per caso non fa più parte di questo campo? Ragazzi, secondo me siamo arrivati. No, siamo proprio arrivati, perché mi sembra che qua... no, qua no. Qua no, ma qua c'è... E qua c'è, il che significa che però non vorrei che faccia parte di questo campo qua. E non me lo dà per quello.
Ah, questo non lo compriamo di sicuro. 4,92 che non è neanche male, ma non lo prende, che significa che secondo me abbiamo finito di caricare qui dalla terra. Accendi nastro, assumi operai. No, dispiega nastro. No, accendi nastro. Ma è già acceso. Più acceso di com'è. Niente, facciamo una cosa. Allora, intanto io questo. Cambiamo, spegni. Spegniamo intanto il nastro, tanto non si vede più niente. E scarico quello che ho qua dentro questo trattore qua. È poco, ma intanto lo scarico così lo tiro fuori dall'acqua. Non vorrei che durante la notte mi si annega completamente un'alta marea, un qualcosa. Qui un alto marea, un alto fiume. Intanto siamo arrivati a 160.000, abbiamo guadagnato quei, quanti erano? 140? Mi sembra che erano. Sì, circa lì. Allora andiamo. Lui sta tornando perché ha scaricato adesso. E secondo me un altro po' qua dentro c'è. Proposto, ho scaricato anche come si chiamano? Le insegne da mettere vicino ai silos che ci fa vedere tutto quello che c'è dentro. Nella prossima puntata probabilmente andremo a installare anche quelli, così almeno c'è bisogno di ogni volta che andiamo nel menu. Lui è arrivato qui, volevo vedere se quanta terra c'è ancora. Beh, ancora 150.000. Sarebbero che mi dà 150.000 scarsi, che mi darebbe, avrei la possibilità di guadagnare 32.000. Che non è male, 32.000. Questa è una bella mod, non so se voi l'avete, la usate, però cioè, proprio in verde, bello brillante, sono i prezzi che dove andiamo a guadagnare di più. Quello un pelo più, meno brillante comunque. È il periodo giusto, però il prezzo non è proprio al massimo. Però il periodo è quello giusto per la vendita. Allora, qua andremo a guadagnare 46.000, 48, 48, il periodo è questo, però questo è in salita, questo è in salita e questo è in discesa. Sì, probabilmente andremo a vendere un po' tutto perché vediamo un po' quella, volevo piazzare quella produzione lì, ma devo guardare un'altra cosa ancora. Ragazzi, però sapete cosa facciamo? Che lo facciamo nella prossima puntata perché anche questa volta l'abbiamo sforato di brutto. Il che significa che se non ve la volete perdere e vi volete iscrivere al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Un salutone. Ciao!